Che ore sono? Sei sveglio? Che ore sono, cazzo? Boh, saranno le 3, le 4. Fammi finire il cruciverba. Ancora non riesco a staccare il cervello dopo la botta di ieri. Era una vita che non tiravo. Dov'è? Te la sei finita? Che cosa? Eh sì, te la sei finita. Appena ti riprendevi un po', caricavi la boccia. Te la sei tirata tutta tu? No, 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 io mi sarò fatto una botta tipo 6 ore fa. Ne ho fatta un'altra, sempre con te che mi avevi dato l'ok. Ma c'era ancora mezzo pezzo sano quando ho visto la bustina l'ultima volta. Sono le 4, stai facendo un cruciverba, a pezzo di merda. Stai impizzato lercio, egoista del cazzo. Ma non è vero, a me non piace neanche. Mi sono fatto una botticina, sto ancora schizzato. Semplicemente non sono abituato, io mi fumo solo le canne. Fuori di qui puoi procurartene quanta te ne pare. Ma non potevi aspettare di uscire prima di farti salire la scimmia, bastardo. Io mo che dovrei fa? Ti dovrei stoccare con la testa di cazzo. Ma tu sei pazzo. Parli di amicizia? E non mi hai neanche detto come ti chiami. Io mi devo fare ancora 7-8 anni, ti sembra giusto? Che cosa hai tu che io non ho? Tu saresti migliore di me. Guardia! Aiuto! Io non ce l'ho più un nome. Io non ho più niente. Crollo fisico ed emotivo. Cade a terra. Il compagno fa per rialzarlo, ma lo blocca. Un cenno di mano, semplice e chiaro, e va a rimettersi sotto le coperte. Ehi, poi buongiorno. Non ci crederai, ma il mio amico si è costituito. Dai, svegliati. Fatti salutare che devo uscire. Ciao. Se vuoi ti lascio il mio indirizzo. Ci scriviamo. Se ti va. In fondo abbiamo vissuto tante cose in così poco tempo. E questo non è proprio il finale che volevo. Ma di che finale parli? Parla per te. Non c'è finale per chi resta. Vabbè, magari domani ci faremo una birra, come a Le ali della libertà. Le ali della libertà. Domani tu ti sarai scordato di me. E credi che verrei a cercarti tra 10 anni. L'unico modo per rivederci è che quando tornerai. E se mi vuoi fare un favore, non tornare. Io sia ancora qui e sia ancora vivo. Sai, si dice che non hai conosciuto una persona davvero finché non ci hai mai litigato sul serio almeno una volta. E in queste ore hai cercato di uccidermi più o meno 2 volte. Ci siamo conosciuti a sufficienza. Non è lo stare chiuso in cella. Non sono i letti di ferro. La vera tortura è un'altra. Benvenuto nella mia vita. Una vita in cui a questo sono abituato. Gente che va, gente che viene. Ma io non ti sto abbandonando, è così che mi sento. E tu non puoi fare niente per me. Ti porterò sempre nel cuore. E chissà quanta gente potrà dire lo stesso. Credimi, magra consolazione. Mi dispiace. Lo percepisco proprio
Lo sento che questa vita è un istante. È nella pelle, è tutto in un attimo. Siamo così privi di potere. Ho solo una grande voglia di morire in fretta e sto morendo dentro, un'altra volta. Tanto ormai siamo la soppopera di Dio e crediamo di vivere in un film d'autore. Geniale. Non sento più dolore, non sento più le grida, non sento più piacere. Non sento più il silenzio nella testa. Mi sto spegnendo giorno dopo giorno. Finirà la guerra prima o poi. Arriverà un tempo in cui vivremo sereni. Un mondo in cui sei a posto e non hai bisogno di niente. Dove non esistono bisogni o mancanze. Un mondo dove i figli incontreranno i loro padri e i padri